prendo un attimo il migliore in campo. Siamo alla semifinale ancora, comunque. Cioè, le due parole a caldo? No, lascio. Lasciamo per... Scusa, a chi è dedicato il gol? Non si può dire? Vabbè. Ok. Mister, due parole a caldo. Aspettiamo la finale. Ok. Capitano, scusa. Aspetta. Allora, voglio... Questo qui... Aspetta, prendiamo a Cimino lo sfondato. Ciao, bravo. Cimino! Fortite sfondo, Fortite. Che succede? Frattali, ci vediamo qua sopra. Basta, a te, Frattali. Basta. Iniziano le sfide. Ecco Roberto Bucci che per mantenere fede alla sua promessa si avvicina ad uno dei protagonisti della finale. Avevo fatto una promessa. Eccoli qua, insieme. Si rompe il silenzio stampa. Facevo rompere il silenzio stampa bene dopo la nostra partita. Stefano, senti, io è da oggi che vado girando per queste due partite stasera. Pensavo che la vostra... sarebbe stata quella che mi avrebbe dato più problemi, invece è stata quella prima. Vi faccio i complimenti perché in campo vi siete veramente comportati bene, a parte poi Stefano che caga sempre il cazzo, però siamo stati battuti da tutti amici. Detto dall'inizio, loro tutti lo dicevano amici, già prima. Se era magari un'altra partita magari sarebbe finita come detto poc'anzi tu in un'altra maniera, invece vi siete distinti, però veramente ci avete offerto una grande partita. Come è stato tutto il torneo, tutto quanto. Vabbè, tanto io già so la risposta di Stefano, attenzione, guarda, sta per dare la colpa agli arbitri, vai. No, mi sono chiarito con Sellaroli, ho detto che non ci ha capito un cazzo. Hai visto, guarda. Interviene allora il signore, lo conosciamo, che anche l'anno scorso, primo tifoso di questo Boca Junior. Soprattutto tifoso. Dicevi, la colpa quindi è? Di due, Stefano, il portiere e il Mizzoni che ha fatto. Mizzoni ha fatto una papera al... No, guarda, sul tiro di Cestra, sul pareggio di Cestra non poteva fare niente. No, te lo dico. L'avesto partito forse di ritardo. Stefano Mizzoni può parare pure quella, ma guarda... era quasi impossibile. E questo signore l'ha fatto passare la palla Stefano, sì, io l'ho detto, l'abbiamo detto pure dentro le interviste. La colpa è tutta di questa e non di Marco, del nervosismo tra lui e Marco che si portano appresso dal campionato. Io l'avevo detto prima del campionato di questo torneo a Valerio. Ma si vede ancora che è nervoso. Stanno nervosi, fragili, esauriti. E è giusto che sono usciti stasera. Sì, è giusto che sono usciti. Stefano, però a un minuto dalla fine, un altro minuto. Io ti posso fare un appunto. Sì. Una squadra esperta come la tua, a 10 secondi dalla fine va in vantaggio, tu non puoi prendere gol da rimessa, cioè a palla al centro tu non puoi piegare gol. Non te la puoi piegare con nessuno. No, con nessuno. Mi dispiace, Ste, io so che stanno... Hai dimostrato comunque il tuo valore, l'avete dimostrato tutti, sono stati i più bravi. Hanno vinto. Entrambi sfortunati perché avete preso tanti legni a testa. Solo loro, 8 legni. Vabbè, loro ne hanno presi qualcuno in più, però sono stati bravi. Andiamo da brigo, fermo. Ci vediamo in finale? Sì. Ci vediamo insieme a venire la finale qua fuori, no? Scherzi. Vabbè. Sicuramente. E invece voglio passare a quest'altro ragazzo qua. Qualcuno qua dentro ti ha lanciato una sfida. Chi è questo qualcuno? Quell'altro che diciamo io ormai lo posso dire, Bucci. Perché la corsa è a due. Cioè i migliori portieri del torneo siete due e Stefano. È inutile che ci mettiamo a discutere. Lui è uscito stasera, il titolo l'ha vinto l'anno scorso. Io gli ho detto a Stefano, se sto ragazzo arriva più lontano, dobbiamo per forza dare una coppa non a Stefano Mizzoni ma a un altro ragazzo quest'anno. Mo non voglio che questo ti si metta come peso addosso, non lo devi sentire quando scendi in campo, però ti dico che ci dovrai dimostrare di togliere quella coppa dalle mani di Stefano, perché tu quest'anno sei quello che l'ha insidiato più di tutti e che stai dimostrando di essere un grandissimo portiere.
Complimenti, ci miri a questo titolo? Sì. Senza proprio tanti giri di parole, no, senza giri di parole, lo dico. Tu io ti devo giocare contro mo lunedì, no? No, non miro al titolo, miro direttamente al torneo. Dopo se, quella è una cosa che devi, lo vedi, è allora, una cosa che devi venire dopo. Lo vedi, allora è importante che... vincere il torneo e... Bravo. E però tu devi giocare contro di me mo lunedì. Scappò. Contro di me e contro di Pego. Ho detto pure Capitan Pego, ho detto cioè, pure attento al destro di Pego. Ogni partita va giocata. Noi non ci credo che dobbiamo giocare contro il Frosinone, che dobbiamo giocare contro me. Ogni partita va giocata perché. Guarda, io i miei lo sai come ho chiuso. Tante partite sono finite male. Ti dico una cosa, lo sai come ho chiuso con i miei? Ho detto qua. Poi succede tutto, ma la palla è rotonda, 5 sono loro e 5 siamo noi. No, è giusto, non ci dobbiamo da noi per vinti prima e voi non dovete pensare di aver già vinto la partita. È giusto che ognuno la pensa così. Anche perché Roberto Barbieri ha detto che tira tutti. Conoscendo. Vabbè, ti saluto, allora ci vediamo a questa partita che ci vedrà contro in campo. E ti faccio un altro gol. Ok, scappo. Come vedete, stasera sono un po' in ritardo con la lavorazione del video perché siamo rimasti a chiacchierare qui fuori. Dopo la serata abbastanza pesante e stressante, di ritorno da un bel dopo serata a Caffè Minotti abbiamo Roberto Bucci che ha una dichiarazione da lasciarci. Buonasera a tutti, innanzitutto colgo l'occasione per ricordare quanto sia importante questo torneo che hanno organizzato benissimo i ragazzi di 0775. Ci tenevo solamente a dire che io mi sono presentato da Minotti come vincitore dei quarti di finale contro il Boca Junior. Eravamo dati a 8 secondo l'Ede del 7. 7 l'Ede del 7. 7, scusa. Comunque sono andato a Minotti. Valerio Minotti ha preferito accarezzare il cane stasera di venerdì. Una cosa molto strana. Stefano Sperduti non si è visto. I componenti del Boca Junior sono improvvisamente sfumati e mi sono ritrovato qui nel parcheggio del T2 un personaggio che andrò ad affrontare nella semifinale, di cui sono molto fiero di affrontare in semifinale un mio carissimo amico Alessandro Cimino, che dicevamo non volevo nemmeno intervistare questa sera perché lo spettacolo che è andato in campo assolutamente non è piaciuto né a noi organizzatori, e sai quanto ci teniamo affinché queste cose non accadano, sia a tutte le persone che stavano guardando la partita, ma soprattutto a quei bambini che vi vengono a guardare e gli insegnate di essere cafoni, sì, cioè come ti devo chiamare? Ma tu, cioè, senza offese personali, ma quello che avete fatto non si fa. Ma lo capisco perfettamente questo. Non si fa. Vorrei iniziare con le scuse a tutti, a partire da 0775 e arrivare all'arbitro Sellaroli. Ma io non è che voglio perché le scuse. Mi sono comportato in una maniera scorretta. Poi non voglio dire neanche niente della partita perché quello che abbiamo dimostrato è soltanto da vergognarci, visto che c'erano i bambini, donne, mi dispiace. Però sono contento che alla fine abbiamo vinto. E che vi ha giocato contro il Chelsea. Pensavi di averla rivincita col Boca, ma devi aspettare. Il mio amico Roberto Bucci. Eh già. E che c'è da dire su Chelsea, insomma? Che ne so. Che vinga il migliore. Io caricherò i ragazzi. Che vinga il migliore. Io caricherò i miei ragazzi per batterli. Perché parto sfavorito. Vabbè, possiamo già sicuramente dire che Mister Cimmo non sarà in panchina, purtroppo. Perché. No, farò ricorso per andare in panchina. Già lo ufficializzo. No. Farò ricorso per andare in panchina. Ma comunque non credo sarà possibile, altrimenti avremmo potuto vedere la sfida tra Leonardo, domani, e Alessandro, che potrebbe essere il futuro Leonardo. È giusto, io ho sempre pensato che Alessandro farà due gemelli proprio per questo motivo. Allora giuro che domani vado da Sellaroli e chiedici scusa, perché io non volevo essere cacciato, sono stato provocato. Vabbè Alessandro. Io non commento perché quello che c'ho da dire l'ho detto a fine partita. Però mi scuso con tutti. Ma le tue scuse io non le voglio se poi alla prossima partita no, deve essere la stessa niente, cosa. No, non faccio niente perché gioco con ma amici. Sicuramente non comunque, sarà. Comunque io voglio dire una cosa. Siamo dire tutti una cosa. Amici, noi abbiamo dimostrato oggi che ci giocavamo un quarto di finale importante contro i campioni in carica l'anno scorso. Ve l'avevamo detto, eravamo tutti amici e sicuramente sarebbe uscita una bella partita. È stato così, c'è stato agonismo in campo, tanti falli. Tanti calci, ci siamo mandati a quel paese tantissime volte, però a fine partita ci siamo stretti la mano e abbiamo bevuto insieme. No, questo è vero, ma... E sarà lo stesso con la certamente, squadra di Mister Certamente, Cima. Io l'anno scorso, a proposito di campione in carica,
ho perso la finale. Io sono andato a festeggiare con i ragazzi della Danimarca l'anno scorso, che sono quelli che stasera hanno perso con Già ricordiamo che hanno perso i ragazzi della Danimarca che hanno vinto l'anno scorso. Perché... quelli che stavano in silenzio stampa. Quelli che stavano in silenzio stampa li hanno battuti loro. Giusto, hanno battuto giusto, i campioni giusto, abbiamo battuto i campioni in carica, giusto. Diciamo che loro sfortunati, 8 pali. Ma anche noi, voi, se con la Franceschi mette il tiro libero, vanno, voi, andiamo 4-2, non lo so. Voi le vostre occasioni le avete sfruttate, siamo, diciamo, quasi gruppo, tutte al siamo meglio. Siamo stati più gruppi. Siete stati più uniti, più compatti, sì, loro sì, si sono fatti crepare dalla... Ma nemmeno, non c'ho il termine giusto, perché Astio sarebbe sbagliato, disaccordo sarebbe sbagliato, diciamo che Maffer è diventato un po' troppo il papà di Bellator, ecco, diciamo così, e lo rimprovera un po' troppo, e Bellator invece diventa il figlio un po' ribelle che lo comincia a mandare a quel paese, sì, e questo ha creato, condivido. Ha creato un po' di squilibri, condivido, in questo Boca che l'anno scorso vinse per un grande gruppo sì, è vero. E quest'anno questo grande gruppo non ce l'ha dimostrato, stato. E questo è un rimprovero che faccio a Valerio, a Stefano e a Marco, perché la squadra che dovevano riconfermare, magari aggiungendo gente nuova, perché non è che è vietato, ma i ragazzi che c'erano l'anno scorso sono stati fondamentali per il gruppo. È vero. Sono stati fondamentali per il gruppo. È vero. E questo è l'errore del Boca di quest'anno. Io l'avevo detto prima a Valerio, non mi ha voluto dare retta. Salutiamo tutti, diamo l'appuntamento a mercoledì con questo spettacolo, mi auguro, di semifinale. Sicuramente. Ci vediamo allora con la squadra di Mister Cimmo, e se è squalificato, e Roberto in campo. Farò ricorso. Non potrà essere accettato, quindi... salutiamo. Andiamo a croccare. C'è aria di festa ad Anfield. Questo Liverpool vola in semifinale e si andrà a giocare la finale per il primo posto di questo mondialino. Simo, l'anno scorso hai fatto un mondiale con tutte altre prospettive. Sì. Stando il presidente Calabro ti ha regalato una squadra degna dei tuoi gol, no? Sì, sicuramente. E dai, noi ce la mettiamo tutta, adesso ci giochiamo stati in finale col Napoli e vediamo di arrivare in finale, spero che, tanto sicuramente in finale rincontriamo il Tottenham, sono sicuro. E quindi ve la rigiocate di nuovo col Tottenham, sì, ma dai, sì, sì. Se ci arrivate in finale, perché Napoli so che è una gran bella squadra. Ok Simo, ci vediamo allora in semifinale e passiamo a Stefanuccio qua, oh. Il mio... omonimo di nome, di cognome. Stasera sto stremato, non ce la faccio più. Ma hanno fatto. Voi avete un'espulsione fissa a partita. Noi siamo più forti degli altri. Siamo più forti degli altri. Abbiamo un presidente alla Zamparini qui. Mentre allora, ti volevo chiedere, oggi, la partita di stasera com'è andata? E allora, pensi di battere il Napoli in semifinale? Allora, la partita di questa sera non ha avuto storia alcuna. L'abbiamo asfaltati assolutamente. Anche se abbiamo il capitano fuori per espulsione da ultimo uomo, che non c'era, perché calcetto ovviamente non c'è espulsione da ultimo uomo. E speriamo di vincere con il Napoli, anche se so che sono una buona squadra con Mela e Stefano, il fratello, sono bravi. Però qualche volta li hai già marcati, seppure in allenamento, già, oppure già qualche insieme, altro campionato, se mi ricordo, di qualche anno fa. L'anno scorso giocavamo insieme al mondiale. E il picciotto tu devi considerare che nemmeno ci sta forse, quindi c'è solo un Ferrieri, ma devi stare attento a Ferrieri Grande, che è il capocannoniere del mondialino. Sì, giusto. Vabbè, ci vediamo in semifinale pure con Stefano. Presidente, capitano, no, capitano abbiamo già sbagliato l'altra volta, non lo ridiciamo. No, allenatore, oggi ho giocato, quindi... Oggi tutta la partita giocata... Infatti in semifinale mi sa che rischia il posto, perché ho fatto una grossa prestazione. Attenzione, Cerilli rischia il posto a favore del presidente. Già lo rischiava prima, non c'avevo occasioni per dimostrare, capito? Grande presidente. Presidente, allora... Dai, mo voglio una dichiarazione pesante. Fino ad oggi sei stato diplomatico. Diplomatico, sì, vabbè, io l'ho già detto. Già che devo dire di più, siamo più forti degli arbitri, vuol dire che siamo più forti di qualsiasi cosa. Cioè, guarda che squadra, in quadra. La vipera, ricordiamo la vipera. No. Non abbiamo paura di nessuno. Ma ce la preparate nella coreografia per questa semifinale? Eh sì, però è tutto segreto. Ok, va bene. Niente anticipazione. Allora, presidente, ci vediamo in semifinale. Mi raccomando, Norbert. So tutto, so tutto. Leggo il referto e ti faccio sapere, ma credo che sia un po' impossibile. Ci proviamo.
se tu mannassi la natta, io non muoio nel Tina Mossi quando devo fare interviste dopo. Mi spina mai e Palossi, no? Questo è solo per Snake che me l'ha richiesto, che è Gino. Faccio solo il nome Gino, tanto non ho tanti amici. Lo conosciamo, lo conosciamo. Lo conosci anche tu. È juventino pure lui, dai. Dalla Vipera uno spostantaneo a Gino perché me l'aveva richiesto. Sempre con scalino a destra oppure a sinistra? Questa volta a sinistra, però potrebbe essere anche bilaterale, non lo so. Bilaterale prematura, però. Prematura. Sempre prematura. La Vipera si tiene il gol per la finale. Ancora non hai segnato? Ancora oggi c'è stato il palo. Ancora non hai segnato? La Vipera senza però gol. Però prometto che se arrivo in finale ne faccio tre. Va tre. Bene, ok. La promessa della Vipera è tanta roba. Presidente. Presidente, saluta tutti, va. Ciao, ciao a tutti. Ciao al sito, grandi tutti. E forza Liverpool, dai. Forza Liverpool, forza Reds. Ciao. Sei, 2011. Ricomincia il mondiale 0x0775. Lo stesso gruppo di ragazzi nella tua città 0775, senti qua. Porta chi ti pare, porta chi ti pare, porta chi ti pare, ricomincia il mondiale. Porta chi ti pare, porta chi ti pare, vieni a Frosinone, ricomincia il mondiale. Porta chi ti pare, porta chi ti pare, porta chi ti pare, ricomincia il mondiale. Porta chi ti pare, porta chi ti pare, vieni a Frosinone, ricomincia il mondiale. Sei, porta i bicchieri che porto il calcio champagne e l'hip hop nella tua città tutta 0775. Porta la bacchetta che porto la magia, porta Topolino che porto fantasia, porta il genio che porto sregolatezza, porta gente alta alla mia altezza, porta l'abaco che porto i numeri, porta i cani che siamo liberi, porta chi ti pare, portalo a Frosinone, porta gente normale che comincia il mondiale, porta chi ti pare, porta il cannocchiale se mi vuoi vedere, porta le guardie se mi vuoi fermare, porta le ragazze che mi voglio far vedere, portami.